Austria, del Regno Austro-Ungarico, tutto il resto del mondo praticamente, anche se il resto del mondo è arrivato anche un po' dopo. In Trentino la guerra è cominciata in questi giorni, alla fine di luglio, per la partizione. Il 28 luglio è stata la chiamata alle armi da parte dell'Austria per i trentini che sono stati trasferiti in Galizia. E adesso vi leggerò una lettera di una signora che invece ha fatto la guerra da casa con l'Italia. 3 novembre 1918, Vernuga, Grosio di Valtellina. Alla pregiata attenzione dell'egregio signor colonnello Armando Montanari, comandante il 138° reggimento di fanteria. Umilmente chiedo scusa se con queste mie righe ruberò del tempo prezioso alla signoria vostra, oberata dagli impegni del comando. Sono Bazzeghini Caterina, moglie del sergente Bordolo, comandante il secondo plotone d'assalto della quarta compagnia del secondo battaglione. Di lui non ho nuove dal 16 di giugno. A Franta ne chiesi notizia al di lui signor capitano comandante la compagnia. Il capitano, addolorato, mi rispose che mio sposo guidava l'assalto e fu colpito alla fronte sul monte Montello quel 16 giugno. Trovandomi ora sola con due figlie, lo stipendio mio di maestra solo bastante al minuto sostentamento, vorrei poter disporre delle poche proprietà che le mie forze non mi concedono di mettere a frutto e le vigenti leggi di dare in affitto. Vorrei pregare la signoria vostra di intercedere presso le competenti autorità perché sia certificata la morte del mio sposo e possa così provvedere agli impegni che la vedovanza mi impone. Al momento egli risulta ancora disperso, ma più d'uno mi ha scritto di averlo visto morire. Il capellano, tenente Scocchera, mi scrisse righe di conforto e confermò quanto già scritto dal capitano. Il caporale Giovanni Tomei, di cui mai avevo udito prima, mi scrisse per dirmi che il mio diletto gli aveva salvata la vita. Egli lo vide morire, il petto squarciato da una scheggia di bomba. La prego ancora, con filiale devozione, di provvedere al disbrigo di quei documenti che ancora fossero di competenza della signoria vostra. Ringraziandola di cuore, per quanto lei vorrà operare, devotamente mi firmo. Marta Besio, vedova, Bazzeghini. Il fascista in noi non educa, vieta. A volte scopri che la tua storia potrebbe essere stata diversa se tu fossi riuscito a finire prima la tua guerra. A volte è la tua guerra interiore ad alimentare il futuro e ti sembra che senza di essa quella speranza possa sfumare in noia. A volte la storia si sovrappone a te che la vivi per riannodare il tuo cammino ad un filo costantemente teso tra ieri e domani, portandoti a ripercorrere un tempo compagno dei tuoi passi per lunghi anni. Poi finalmente il filo si spezza e riesce a comprendere il tuo oggi. Allora, le bandiere che troverete lungo il tragitto le ho messe solo come fonte di riflessione. Non c'è nessun giudizio, anche se fondamentalmente sono delle considerazioni di poche persone, hanno partecipato in pochi a scrivere queste frasi. Non vi chiedo neanche di accettare supinamente quello che c'è scritto, ma provare a rianalizzarlo in un contesto personale. Alla fine del percorso, prima di scendere, avremo modo di discutere tutti assieme questo aspetto, che potrà sicuramente apparire azzardato, ma si tratta solo di osservazioni. Non sto parlando né di destra né di sinistra, ma sto parlando dell'ignavia dell'uomo nei confronti dell'uomo stesso. Vi pregherei, come mi aveva suggerito Roberto, di non chiacchierare durante il tragitto. Il tragitto è abbastanza breve, così abbiamo il tempo di pensare a quello che ci pare. Ovviamente questa cosa non vale per i bambini, che invece i bambini ci faranno da corona e faranno tutto quel che vogliono tranquillamente. Adesso ci spostiamo avanti
e andiamo alla prossima tappa dove leggeremo qualcos'altro.